si parte. Partono tranquille per adesso, relativamente tranquille. Tutto bene, ok, manteniamo anche la nostra posizione. Brava Mati, agguerrita oggi. Allevati! Tilde in volata non è un asso, vediamo che se porta a casa qualche punto. La Zanna, adesso voglio vedere proprio cosa fanno, perché la Zanna è subito qua dall'arrivo. Non so se le dà il cambio al volata o lo saltano. No, no, glielo dà perfetto. Grande esperienza, subito dopo la volata. Due punti per l'Italia. Siamo terzi in classifica per il momento. Non alzarti troppo. Che è in fondo al gruppo? Non ho capito questa scelta, ma va bene. Allè! Sarebbe ottimo vincere questa volata. Silvia va dietro la Gran Bretagna. Anche il Belgio è molto forte. Grande volata. Siamo lì secondi. Portiamo via, portiamo... Va bene, va bene, va bene, va bene. Portiamo via altri due punti. Allè! Scusate, che tiri Mati? Non capisco la scelta di tirare di Mati, ma va bene. Cambio per l'Italia, rientra Silvia. Le potete riconoscere dal fatto che Silvia ha la ruota bianca. Silvia subito pronta alla ruota. Cambio adesso per l'Olanda e anche per l'Italia. Ale! Ale Mati! Stai lì Mati, stai lì. Cambio proprio sotto la volata, non so se fanno sto cambio, pericolosissimo. Sì, lo fanno. Rischiano di perdere però un punto, ma ce la fa. Ottimo, ottimo, ottimo. Prendiamo altri due punticini. Ale, ale, ale! Per adesso condotta di corsa che va bene. Spero sia in, tra virgolette, cioè che ci stiamo trattenendo. Stiamo salvando forse per dopo. Dalla Gran Bretagna che sembra aggredire. E Matilde sembra aggredire ancora di più. Matilde attacca. Ale! Ale! Matilde sta attaccando, però abbiamo la Germania al culo e non è una buona cosa. Ce l'hai dietro Mati, ce l'hai dietro! Quindi abbiamo già 7 punti di distacco dalla prima coppia. Bisogna inventarsi qualcosa. Buonissima sempre la nostra posizione, su quello siamo veramente ferrati, siamo sempre nelle prime 3 o 4 coppie come posizione, che va benissimo e non è una cosa facile da mantenere nell'americana, ma aiuta tantissimo per la tranquillità dei cambi. Ale Mati! Speriamo che scelgano di attaccare e andare in fuga. Non vedo tante alternative. Matilde si fa un po' mangiare dal gruppo, adesso in sesta posizione. Magari è una scelta per partire, mi piacerebbe tantissimo, speriamo che sia così. Proprio al suono della campana, vediamo se possiamo portarsi a casa 5 punti. Ottimo il cambio, però buon margine del Belgio davanti. Zanna però va, guadagna un sacco di metri, dovrebbe riuscire a superarla in grande stile. E ho grandissimi 5 punti che sono oro colato per l'Italia e la Gran Bretagna ne prende anche pochi, quindi guadagniamo un sacco di margine. Rimangono in 4 coppie davanti, l'Olanda rimane dietro, che è positivo per noi, che comunque ci mantiene sulla medaglia. Ma noi non puntiamo alla medaglia, puntiamo alla maglietta, vediamo cosa riusciamo a fare. Adesso 4 coppie davanti, si riporta davanti anche l'Olanda. Un giro alla volata, la Zanardi può provare di nuovo a portare a casa punti. Adesso suona la campana, ah però è anche cambio per l'Italia. Ale Mati! Entra Matilde in pista, deve portare a casa qualche punto. Ma rimane lì, per il momento rimane lì. Rosicchiamo un punto alla Gran Bretagna, se riusciamo anche solo a mantenere questo tipo di energia. Ale Mati! Ale! Grande Matilde che fa quarta, quindi aggiungiamo un punto. Matilde aggressiva, va a riportarsi sotto l'Olanda. Ale Mati! E attacca nuovamente, per fortuna finalmente attacchiamo noi. Cattivissima l'Italia, la Gran Bretagna insegue, la Germania non ne ha. La Gran Bretagna fa di tutto per riportarsi sotto Matilde. Ale Mati! Ce l'hai dietro! Ce l'hai dietro! Italia e Gran Bretagna fuori con l'Olanda. L'Olanda ha pochissimi punti, la Gran Bretagna ne ha tanti, ma abbiamo tagliato fuori il Belgio che ha due delle atlete più forti. Ale Zanna! Ale! Attacca la Gran Bretagna adesso, la Germania si riporta subito sotto, l'Olanda fa il cambio adesso, il Belgio attacca con noi dietro, con l'Italia dietro. E sì, il gruppo si va a ricompattare, c'è la volata. Ale Zanna! Volata molto importante per i punti, siamo a 31 giri dall'arrivo. Zanna va a uno sprint pazzesco, può andare a vincere la volata, sta arrivando cattivissima. Ci servono questi cazzo di 5 punti. Ale! Ale! E sono 5 punti per noi. Ricordiamo che le prime 3 coppie hanno più punti di tutti.
Matilde si riporta avanti, cerca di prendere la posizione, attacca la Gran Bretagna là sopra. Matilde vuole prendere almeno un punticino, ma sarà difficile. Sarà veramente difficile prendere un punticino. Magari attaccare dopo. La Gran Bretagna ruba 5 punti, Belgio ne ruba 3. E noi forse ne prendiamo uno. Per sbaglio, forse. All'ultimo. Attacca la Silvia Salardi adesso, per andare subito sotto la Francia che attacca. Belgio fa di tutto per rimanere lì. Belgio e Gran Bretagna adesso devono decidere se tirare dalla Gran Bretagna. Tirano, smulano senza una ragione. Cioè non guardano neanche chi cacchio hanno dietro. Vabbè. Buonissimo per noi! Buonissimo! Deve andare via questa fuga. Noi dobbiamo fare in modo che vada via questa cazzo di fuga. Si stanno rialzando, non devono rialzarsi. Hanno il Belgio e la Gran Bretagna dietro. Matiti, prego, rilancia questa fuga. Cambio adesso, Silvia Zanardi per Matilde. Matilde rientra in pista. Matilde attacca cattiva. Dietro è Guerra. Stanno cercando tutti di rientrare. L'Olanda fa di tutto per rientrare su Matilde. Devono darsi cambi loro due. Dietro non si sa perché la Francia continua a spingere senza una ragione. Olè! Olè! Buonissimo! Belgio e Gran Bretagna in difficoltà! Silvia sembra averne più di tutti! Lì si riporta dentro la fuga! 2-3-3-3-3-3! Ale, 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 ale! Tre coppie davanti! Devono aiutarsi, devono aiutarsi! Gran Bretagna e Belgio adesso sono costrette a fare di tutto per riportarsi sotto! Non si sa perché tiri l'Olanda che non ha un cazzo di punto! Ma va bene così! Vi aggiorno con la classifica, 25 Gran Bretagna, 22 Belgio e 21 Italia. Silvia adesso darà il cambio a Matilde e c'è anche la volata, e c'è anche la volata. Ci portiamo a casa 5 cazzo di punti che ci servono un botto. 11 giri al termine, ci giochiamo questo europeo, tutto alla fine. Ale, vai, vai! Matilde attacca prepotente, non molla il cazzo dopo la volata, deve andare fuori, Belgio e Gran Bretagna in difficoltà, sono dietro, Matilde attacca tutto, ci stiamo giocando tutto, 9 giri al termine. Olè, Mati! Olè! Matilde attacca prepotentemente, tra poco cambio per l'Italia che dà nuove forze, ma dietro stanno rinvenendo, ci si gioca tutto nell'ultima volata, speriamo di avere ancora forze per farci un'ottima volata. Attacca Silvia, ne ha per 10! Madonna santa ragazzi! Ale! Ale! Prende un margine spropositato, guardate, è impressionante! Quattro coppie dietro che fanno di tutto per rimanere in gara! Sei giri al termine! Ale! 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 Bisogna dare tutto! Cinque giri al termine, dai! Dai! Ale! Ale! Abbiamo mezzo giro di pista, ormai l'abbiamo praticamente portata a casa, bisogna solo non cadere, che anche questo non è semplice. Non bisogna mollare. Cambio adesso Matilde per Zanardi, ultimi tre giri, bisogna dare tutto, tutto e quello che anche non si ha per mantenere questo vantaggio. Silvia dà una sgasata pazzesca, dovremmo riuscire a mantenere, la Germania però attacca dietro. Allora Silvia! Silvia va, due giri al termine, quando passeremo di nuovo sotto l'arrivo abbiamo sempre un po' meno di mezzo giro di pista, ma va bene, Silvia ne ha, Silvia ne ha! È finita, un giro alla fine, è finita, dai! E abbiamo vinto, cazzo! Un'azione pazzesca, una vittoria pazzesca, madonna ragazzi, che vittoria, che cazzo di vittoria, queste sono le corse cazzo, queste sono le vere corse. Oh, yeah.
tremato il tipo. Bandiera dell'Italia in pole position. Grande, grande vittoria. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. E ora sì, as campeãs da Europa de Madison para as 23 femininas. Corredoras de Itália, Matilda Vitigo e Silvia Zanardi. Este é o toque de chamada para o mundo de Itália.